Benvenuti al nuovo appuntamento di ETV Marche in collaborazione con Confindustria Macerata. Coffee Break Con vuole essere un momento di pausa e riflessione sul mondo imprenditoriale marchigiano, andando a scoprire e a conoscere eccellenze e tipicità della manifattura di casa nostra attraverso le tante realtà che si sviluppano tra tradizione e innovazione. Scopriamo ora con Manuela Berardinelli chi ci offre il caffè questa settimana. Buonasera Claudio Stacchi, siamo qui ad Il Caso Caccamo. Che cos'è Il Caso Caccamo? Qual è la sua storia? Allora, Il Caso Caccamo è un'azienda che nasce nel 1963. Sono tre persone parenti tra loro, mio padre e due zii miei, che hanno avviato questa attività di commercio materiali edili. C'era anche precedentemente, c'è stato un periodo dal 57, due dei tre componenti, scuso mio padre, facevano parte di una cooperativa di 11 persone e cuocevano il gesso nero, il legante di allora che si utilizzava come malta da muratura. E poi la storia ha continuato, diciamo che inizialmente avevano solo degli uffici a Caldarola e non c'era un vero e proprio, una vera e propria sede, la sede era appunto nell'abitazione del signor Francesconi. Poi fu costruito il primo capannone qui a Caccamo nel 67. Poi la sede dove siamo in questo momento, diciamo la parte più vecchia, è stata costruita dal 69 al 71. Nel 72 è nata di Casa Caccamo SRL, prima era ditta individuale, e in quell'occasione iniziarono i primi showroom, quindi diciamo che dal 73 in poi dall'edilizia si passò anche all'arredo bagno, ai pavimenti, ai rivestimenti e quant'altro. Successivamente hanno aperto un punto vendita a Porto San Giorgio nel 76, che poi successivamente è stato trasferito a Civitanova Marche nel lontano ormai 90, e ancora attualmente è la seconda nostra filiale. Poi abbiamo un'altra filiale a Cascia che è stata costruita nell'82 e poi rinnovata nel 2006 proprio dopo il terremoto del 79, quindi diciamo che noi abbiamo sempre avuto, ecco, questo rapporto con i vari sisma 79, 97 e poi purtroppo l'ultimo del 2016. Un'indagine condotta anni fa dall'Università d'Urbino dice che le aziende chiudono al 75% nella seconda generazione e l'85% alla terza. Qual è il segreto invece per non solo mantenere la posizione ma addirittura crescere? Allora, secondo me noi abbiamo avuto, io, mia sorella, mia cugina, abbiamo avuto un'esperienza di tipo particolare, nel senso che qua c'era casa e bottega, noi abitavamo tutti sopra il negozio, io sono venuto ad abitare qua nel 72, quindi avevo 7 anni e quindi abbiamo respirato proprio l'aria del negozio, dell'attività, sin da piccolini. D'estate venivamo qua fuori dalla scuola a lavorare e poi stavamo sempre qui in mezzo ai clienti, quindi diciamo che questa è stata la cosa molto molto importante. Quindi potremmo dire che formazione, innovazione, passione e anche attaccamento alla tradizione, quindi alla famiglia, ai valori, no? dell'unità familiare, sono i segreti per non solo appunto rimanere un'azienda di successo, ma addirittura un'azienda di successo che cresce. Però voi siete in un territorio che è stato, lei l'ha accennato prima, duramente colpito dagli eventi sismici e ricorso qualche giorno fa il terzo anniversario delle prime scosse. Come si fa a fare impresa in un territorio che è già dell'entroterra, quindi già è complesso a livello di logistica, ma soprattutto duramente colpito da un sisma
che sembra, come dire, non lasciarci tregua, nel senso che ancora una ricostruzione vera in tutti i sensi non ci sta. Quanto questo penalizza l'azienda e cosa si può fare secondo lei? L'ultima è stata una cosa diversa dalle altre, perché comunque ha colpito un territorio estremamente vasto. Danni enormi, e quindi questa volta ha toccato proprio il tessuto sociale, le famiglie, molta gente senza abitazione. Magari anche i vostri collaboratori, no? Non c'è un'azienda che non è rimasta colpita. Nel senso anche dei collaboratori, dei capannoni. Anche noi abbiamo avuto, ecco, delle persone che lavorano qua dentro che hanno avuto dei disagi importanti. Quindi... E se potesse avere, diciamo, la bacchetta magica, cosa chiederebbe, cosa farebbe? Ma è difficile, non è una domanda difficile, perché comunque secondo me è stato fatto, diciamo che le prime scosse di agosto che avevano colpito tre comuni in particolare, quindi Amatrice, Arquata del Tronto e Accumuli, avevano spinto lo Stato a fare un decreto che poteva essere valido e anche condivisibile, in quanto si parlava di un raggio d'azione piccolo, poca gente, eccetera, quindi si poteva fare tutto. Poi lo stesso decreto è stato mantenuto anche per le scosse di ottobre, però questa volta il discorso è stato completamente diverso. Sono state mandate, secondo me, tempo c'è stato, bisognava fermarsi magari un mese, due mesi in più e cercare di trovare, di pianificare un qualcosa. Invece sono state mandate in albergo persone per un anno, due anni, tre anni, magari avevano anche dei danni dentro casa molto piccoli, e poteva rientrare tranquillamente a casa facendo delle piccole messe in sicurezza. Per ricominciare una vita normale, no? Certo. Quindi secondo me questo è stato il primo. Poi, come tutte le cose, cioè, la gente, alcuni una volta che si sono spostati, soprattutto verso la costa, hanno trovato magari più facilità nel vivere, hanno trovato lavoro, magari sarà difficile anche che rientrino, no? Ultima domanda, nel ringraziarla per averci ospitato e averci offerto questo caffè, le chiedo: Claudio Stacchi ha un sogno nel cassetto? Forse, ecco, il vero sogno è rivedere i nostri luoghi come erano diventati prima del terremoto, perché prima del terremoto del 2016 i nostri luoghi avevano un grosso sviluppo a livello turistico. Noi stavamo lavorando molto sulle attività ricettive, sulle attività di vario tipo legate al turismo, sia in Umbria che qua nelle Marche. E questi paesini erano stati ristrutturati dopo il terremoto del 97 in maniera anche molto bene, erano diventati belli, appetibili e avevano avuto, ecco, un bellissimo risveglio. Quindi io mi auguro che nell'arco di meno tempo possibile, speriamo, ecco, che ci si arrivi, ci vorranno degli anni, però questo è un sogno. L'altro sogno è per il bene dei figli, e che i figli facciano la loro strada e comunque devono perseguire i loro sogni, i loro obiettivi, e si devono realizzare nella vita, non necessariamente nell'azienda dove siamo, perché secondo me dovranno scegliere loro, come ho scelto io di rimanere qua. Se poi verranno qua io sarò contento e sarò ancora più felice. La ringrazio e tanti auguri di buon lavoro. Grazie. Si chiude così un'altra puntata di Coffee Break con il nuovo format di ATV Marche dedicato alle storie delle imprese e degli imprenditori maceratesi. La prossima settimana andremo a scoprire un'altra azienda storica nata esattamente nel 1945 che commercializza i suoi prodotti in tutti i mercati internazionali. Curiosi? Non perdete allora la prossima puntata di Coffee Break con...